Buon pomeriggio, tribunali nel caos, l'atto di accusa degli avvocati, l'organismo congressuale forense in Italia torna a far sentire la propria voce proprio sulla mancanza di coordinamento degli uffici giudiziari italiani. È caos generale che in molti casi lascia la ripresa delle attività soltanto sulla carta. E quello è stato il commento di Giovanni Malinconico dell'organismo congressuale forense. A suo dire sarebbe in pratica una ripresa finta che coincide con la crisi di fatto dei colleghi, che invece chiedono di tornare a poter difendere i diritti dei cittadini nei tribunali. L'organismo congressuale forense in Italia ha preparato un dossier sullo stato di salute dei vari distretti giudiziari, ma il nostro focus riguarda la situazione di Brindisi, perché c'è anche lì grande agitazione tra gli avvocati brindisini per un difficile ritorno alla normalità. La categoria protesta, lo fanno formalmente sia la Camera Penale di Brindisi che la sezione di Brindisi dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. La richiesta è quella in pratica di riprendere in sicurezza gran parte delle attività giudiziarie e non più soltanto quella urgente. Intanto saluto i due ospiti collegati con noi via Skype, sono gli avvocati Raffaele Missere e Michele Fino. Buon pomeriggio. Inizio con Raffaele Missere per fotografare ad oggi qual è la reale situazione che vivono gli avvocati per quanto riguarda il Tribunale di Brindisi. Grazie, buon pomeriggio. Devo innanzitutto ringraziare il vostro gruppo editoriale per la possibilità che ci dà di rendere pubbliche le nostre convinzioni. La prima convinzione è quella che gli avvocati difendono diritti di altri e non protestano per interessi propri. Questo deve essere chiaro. Siamo ormai quasi da 3 mesi in assenza di seria attività e non credo che proprio il 12 maggio possa dirsi ci è tutta una ripresa. Credo anzi che le cose man mano che stanno andando avanti stiano peggiorando perché dal 12 maggio sono ricominciati a decorrere i termini di legge per cui mentre prima eravamo più o meno convinti di poter aspettare, adesso ci sono delle cose impendenti che non ci vengono consentite di fare. Non ci viene consentito l'accesso in alcune cancellerie, non ci viene consentito di poter svolgere la nostra funzione appieno, che è una funzione riconosciuta dalla Costituzione, riguarda la libertà e l'applicazione della giustizia nei confronti di tutti i cittadini. Credo che le cose debbano cambiare. Non possiamo continuare ad andare avanti così, non solo per quello che dicevo prima, ma anche per altri aspetti che io ho il dovere, come forse uno degli avvocati, sicuramente non meritevoli di applausi o di altre diligenze, ma sicuramente uno dei più anziani, quantomeno in età, degli avvocati brindisini, soprattutto penalisti. Devo sottolineare come questa situazione sta portando alla sconfitta dell'avvocatura. Noi rischiamo di perdere ciò che sono le speranze dei giovani avvocati, di perdere il futuro dell'avvocatura, di non poter più avere una selezione sul campo, ma rischiamo di avere una selezione economica dell'approccio alla professione nel momento in cui i giovani praticanti a cui non è consentito di accedere nelle aule, perché se si pensa, ad esempio, che nelle aule possono accedere solo 6 persone, compresi il giudice, il cancelliere e il pubblico ministero, io che nel mio studio ho 3 praticanti, non dovrei andarci con nessuno, se per caso, per esempio, c'è la parte civile costituita. Ecco, la interrompo un attimo, Raffaele Missieri, avvocato, perché diamo così la possibilità anche all'avvocato Michele Fino di intervenire e di dire la sua, anche per quanto riguarda, abbiamo visto la situazione, non riguarda soltanto il Tribunale di Brindisi, ma più in generale, diciamo, riguarda la situazione di tutti i tribunali in Italia. Brindisi, invece, la situazione ad oggi com'è? Buon pomeriggio, grazie per avermi dato la possibilità dell'intervento. Importante è che a Brindisi, diciamo, la situazione è assai difficile, così come in tutta Italia. Noi lamentiamo però l'inesistenza di un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale. Cioè noi avvocati
dovremmo dotarci di un'enciclopedia di protocolli da seguire per ogni distretto di corte d'appello o per ogni circondario giudiziario. In particolare, il problema a Brindisi è assai difficile e riguarda prettamente, per quanto riguarda la materia penale, l'ufficio GIP GUP e l'ufficio della Procura Guida della Repubblica, dove è sostanzialmente allo stato impedito dal 12 maggio 2020 l'accesso nelle cancellerie agli avvocati. Cioè, gli avvocati non possono avere più accesso nelle cancellerie per poter verificare lo stato dei procedimenti e rendere impossibile l'esercizio del diritto di difesa, se non attraverso l'inoltro di PEC, se non attraverso l'inoltro di mail, che non trovano soddisfazione nell'immediato in merito a quelli che sono i vari problemi. È importante che noi svolgiamo una funzione da cuscinetto tra l'autorità giudiziaria e l'utenza. Cioè, l'utenza difficilmente riesce a comprendere oggi che sono ripartite le piscine, che sono ripartite le palestre, che la movida, lo vediamo su tutti i telegiornali, sta imperversando sulle spiagge e anche nelle piazze. È impossibile spiegare all'utenza che nei tribunali noi non possiamo accedere, che l'accesso è contingentato. È contingentato anche l'accesso presso gli ufficiali giudiziari per potersi recare anche per la semplice notifica o per prenotare un atto di esecuzione forzata. Ritengo che allo stato, diciamo, la situazione, quella speranza che noi avevamo, come ha detto il collega Missere correttamente, del 12 maggio, data in cui iniziano a decorrere i nostri termini processuali, sia risultata vana. Noi abbiamo bisogno di certezza, cioè conoscere se effettivamente questo momento contingente sino a quando durerà, cioè in maniera determinata, e che la remotizzazione, su cui personalmente sono contrario, debba poi terminare finita l'emergenza. L'avvocato, l'imputato, il testimone deve recarsi in aula, deve recarsi in tribunale. Il rapporto umano è essenziale per la corretta amministrazione della giustizia. Ecco, avvocato, io la interrompo un attimo perché voglio, anche per far capire da chi ci segue da casa in questo momento, le difficoltà. Cioè, non riguarda soltanto i processi penali, vabbè, lì magari c'è una priorità da remoto e quindi in videoconferenza, però riguarda i processi civili. Cioè, se voglio dire, bisogna trattare un processo civile, sia esso anche semplice separazione o divorzio, i tempi si allungano, slittano. Sì, si allungano se non attraverso l'ausilio o attraverso quindi questa remotizzazione del processo, che sostanzialmente, anche dati anche pure quelli che sono le difficoltà dei collegamenti, ma proprio anche il rapporto umano, l'approccio, come effettivamente una persona esprime un proprio concetto, esprime un proprio pensiero, esprime la propria linea difensiva, viene difficilmente percepita attraverso l'esperienza della remotizzazione. È indispensabile recarsi in tribunale per poter svolgere l'attività di udienza. Probabilmente la remotizzazione potrà andare bene, se dovesse effettivamente poi risultare funzionante, attraverso l'accesso alla cancelleria per poter estrarre gli atti, per poter avere questo fascicolo quindi telematico, per poter accedere effettivamente alla copia degli atti. Attualmente ci viene impedito. Faccio anche un esempio: hanno istituito oggi una cosiddetta piattaforma per effettuare il pagamento dei diritti, che adesso non vengono più comprati attraverso il tabaccaio, ma solo ed esclusivamente attraverso questa piattaforma, su cui l'avvocato dovrà registrarsi e effettuare il suo versamento. Se è fortunato riceverà le copie telematicamente, se è sfortunato dovrà partire e andare dietro la fantomatica prenotazione, sempre attraverso la mail o la PEC, presso l'ufficio giudiziario, ritirare le copie. Capite che è una situazione, diciamo, alquanto anomala, che non può funzionare. E la nostra, diciamo, disperazione è data dal fatto che questo caos si sta generando nei tribunali specialmente e nella scuola. Negli altri settori la ripresa c'è stata. Ecco, avvocato Fino, la interrompo perché così do la possibilità anche all'avvocato Missere, perché l'avvocato Molfetti dice spesso i rinvii sono comunicati il giorno stesso o addirittura anche dopo la stessa data che è stata fissata. Ma il problema è legato soltanto al fatto che nel tribunale si procede nelle cancellerie a singhiozzo nella misura del 50%, cioè personale che lavora in smart working da casa, oppure voglio dire
si può riaprire e quindi avere un tribunale efficiente sotto tutti i punti di vista? Lo chiedo all'avvocato Missiele. Allora, comincio dalla fine. Non esiste possibilità di lavoro smart working, perché non esistono piattaforme che consentono ai dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia di svolgere attività lavorativa all'esterno e fuori dalle mura del Tribunale di Brindisi. Se qualcuno ha qualcosa da dire in contrario, lo dico ufficialmente, perché a me risulta questo. Il personale è al di sotto del 50%, ci sono discrasie in quella che dovrebbe essere una logica nel lavoro, sia pure limitato, che ci costringono a fare, ma questa logica non c'è. Io le faccio un esempio: l'altro giorno io sono stato fermato da una guardia addetta al controllo dell'ingresso del tribunale, perché secondo questo signore io che avevo finito, poi non so chi le aveva detto che avevo finito le mie attività presso il front office delle GIP, non potevo andare al tabacchino a comprare delle marche che mi servivano, perché per andare al tabacchino dovevo prenotarmi e quindi tornare il giorno dopo con la prenotazione. Ho prenotato per andare alle cancellerie civili e mi hanno detto che nelle cancellerie civili non si entra. Ho prenotato alle cancellerie del GIP e mi hanno detto front office. Ho prenotato al cancelliere del tribunale e mi hanno dato appuntamenti in due giorni diversi, per cui io con gli altri avvocati, per fare attività che ci avrebbero assorbito 5 minuti del nostro tempo, sono dovuto tornare 2 giorni a Brindisi. No, ecco, alla fine, avvocato, se non entrate voi che siete avvocati, immagino il cittadino comune. Ma questo è il problema. Ma il problema è proprio questo. Quello che diceva Michele prima è vero, perché noi poi dobbiamo andare a spiegare ai nostri clienti perché mai noi, che dovremmo, secondo loro, rappresentarli e difenderli totalmente, non abbiamo accesso nel luogo in cui l'esercizio del loro diritto deve essere rappresentato. Deve essere rappresentato ai giudici, deve essere difeso. Voglio dire, non è una situazione che io addebito a nessuno. È una situazione, purtroppo, che è stata generata, e questo sì, lo dico, e se qualcuno se ne duole mi risponda, da incompetenze istituzionali dei vertici romani che amministrano la giustizia, che sono indaffarati in ben altro, in telefonate, in colloqui, in raccomandazione d'altro, ma sicuramente hanno perso di vista quella che è la loro funzione è la funzione della giustizia territoriale. Un'altra cosa che mi consentire di dire è questa: io mi sono fatto portavoce, lo voglio dire a tutti, lo voglio dire all'AIGA, lo voglio dire alla Camera Penali, mi sono fatto portavoce e mi sono preso l'onere di lanciare proposte di proteste, perché credo che con lettere graziose ed eticamente corrette noi non giungeremo in nessun posto. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché mai l'impiegato del tribunale non può venire a lavorare in tribunale, però può andare in palestra e può fare la spesa e può uscire da casa. Mi devono spiegare come mai, con una architettura del tribunale di Brindisi, dove è possibile, e io ho fatto degli studi particolari, mi sono fatto aiutare, che in ogni stanza vi sia personale a cui venga garantito il distanziamento sociale voluto dalle norme anticontagio, non si può pretendere che non il 30%, il 40% come adesso del personale, ma il 80-90% del personale venga riammesso in servizio. Noi faremo morire non l'avvocatura solamente, noi faremo morire la giustizia, perché io la paura che ho, e ho ormai 67 anni, quindi paura di perdere lavoro, credo che non ne ho, e per carità di Dio, lavoro per mangiare e per vivere, ma credo che sia meglio di qualcun altro che deve lavorare per sopravvivere. La paura che ho è che questa sia la prova per annullare la possibilità che l'avvocato svolga integralmente la propria funzione. Noi saremo baluardo contro questi barbari che vogliono annullare secoli di civiltà giuridica. È stato chiaro, avvocato Missiele. Intanto ripropongo la domanda anche all'avvocato Michele Fino, perché il rientro a singhiozzo del personale di fatto frena il ritorno alla normalità. Ma questo, dalla vostra esperienza, accade anche in altri tribunali, immagino della Puglia, magari Taranto o Lecce.
Sì, la, diciamo, è dappertutto ormai allo stesso modo. Non è un qualcosa che interessa il Tribunale di Brindisi, ma interessa anche gli altri tribunali. E la realtà che noi viviamo è quella locale, considerando anche la circostanza che abbiamo subito, questo negli ultimi 15 anni, una forte potatura della giustizia, anche proprio delle sedi fisiche della giustizia. Noi avevamo prima l'ex pretura a Francavilla Fontana, poi divenuta sezione distaccata di tribunale, che è stata soppressa, così come sono state soppresse in tutta Italia, così anche come l'ufficio del giudice di pace, dove effettivamente non esiste più e che è stato tutto accorpato a Brindisi, dove la situazione è ancora più grave rispetto a quella del tribunale. Cioè le udienze sono tutte state rinviate e slittano a settembre, cioè non c'è possibilità di accesso anche in quelle cancellerie, non c'è possibilità di svolgere alcuna attività, cioè sostanzialmente effettivamente è tutto fermo. Questa situazione si verifica in tutta Italia. Il problema è che l'accesso in tutta Italia e nei vari distretti è disciplinato secondo i protocolli del distretto o dell'ufficio di presidenza del circondario, dell'ufficio del tribunale. Quindi a Bari è regolato in un altro modo, molto simile a quello di Brindisi, come quello di Taranto, a quello di Lecce, ma se andiamo altrove la situazione è ben diversa. Cioè noi possiamo trovare dei processi che possono essere celebrati a Brindisi e dei processi che non potranno essere celebrati in altri distretti giudiziari. È impossibile però spiegare questo al cittadino che vede, a chi ha visto il 4 maggio e l'11 maggio e la data finale di questa quarantena che è durata più di 40 giorni, che ha impedito una sorta di detenzione, quindi domiciliare collettiva di tutti i cittadini, che hanno visto la possibilità di avere questa ripresa e che sperano poi nel poter vedere la tutela dei loro diritti propri del nostro Stato. Se vengono negati diritti quali la giustizia o la salute, cosa facciamo più dello Stato di diritto, dello Stato sociale in cui noi viviamo? Questo è un problema importantissimo, è un problema che la difficoltà viene percepita e viene fatta da parafulmine da noi avvocati, perché sostanzialmente noi rivestiamo, come ho detto prima, quella fase intermedia tra l'autorità giudiziaria e l'utenza finale. Utenza finale che, come ha detto, non può avere proprio assolutamente accesso in tribunale. Purtroppo siamo in chiusura, avete detto bene, avvocati, parafulmine, tribunali caos, perché il governo di fatto si è dimenticato di riorganizzare la ripartenza della giustizia. Io chiudo ringraziando... Una cosa soltanto. Sì, velocissimamente. Velocissimamente. Ai giovani avvocati, a quelli che hanno una vita da affrontare, dico soltanto coraggio, noi anziani saremo insieme a voi a combattere una battaglia giusta. Grazie, il dovere, anche il diritto del cittadino ad esercitare i propri diritti, ma anche il dovere e il diritto degli avvocati ad esercitare la propria difesa. Speriamo che la situazione nei tribunali italiani, non soltanto in quello di Brindisi, si risolva al più presto. Grazie ai due ospiti, Raffaele Misere e Michele Fino, due avvocati, abbiamo ascoltato le loro testimonianze. Sicuramente Canale 85 ritornerà sull'argomento anche parlando di quello che è il caos della giustizia e di servizi legati ovviamente nelle varie sedi. Grazie, buon pomeriggio da Gianni Canalira.